stessi. Oggi, nuovo tutorial, ho scelto questo filato di lana di biella, il flamenco, è bellissimo, questa sfumatura bianco, nero e un po' color corda, ci sta benissimo, già vi ho fatto vedere dalle foto. Passiamo subito ai materiali e al tutorial. Allora vi faccio vedere da vicino il giacchino, che fino a questa misura qui dello scalfo ho fatto qualche altro giro col punto granny e poi ho realizzato, ancora devo tagliare i fili, questo punto un po' rete e ventaglio, ve lo faccio vedere bene, lo apro, eccolo qui, faccio vedere ancora più da vicino. Ho proseguito con questo punto per renderlo molto più leggero, come vedete, a questo ventaglio, a questo punto rete. Voi potete proseguire fino alla lunghezza che desiderate, perché comunque dare la lunghezza dei fianchi, vi do comunque tutte le mie misure, ma poi voi lo dovete sempre adattare alla vostra fisicità. Allora, qui per quanto riguarda le maniche, io non ho voluto fare, finito lo scalfo, ho fatto qualche giro, un giro soltanto di punto basso, ma non ho voluto proseguire. Voi potete proseguire e fare delle diminuzioni in base sempre se avete il seno abbondante, se ne andate oltre, oppure la vostra misura è precisa, voi continuate con il punto granny, che è facilissimo, insomma. Allora, passiamo subito ai materiali e al tutorial. Come filato per questo progetto ho scelto il flamenco. Il flamenco è di lana di biella, c'è sempre uno sconto del 10% con il codice Luana se volete utilizzarlo. È un filato e un cotone fantastico, è al 100% cotone egiziano, mercerizzato, fantastico. Bello, questo è il colore 119, il bagno 192, consiglio il Niferri 4-4,5, ma io utilizzerò l'uncinetto, come lavaggio sempre a 30 gradi, non candeggiare e stirare sempre a la bassa temperatura. Sono 100 grammi di filato e sono 210 metri, ha un'ottima ottima resa. Questo cotone è favoloso e come uncinetto utilizzerò il 4. Allora, io vi faccio vedere già lo sprone pronto, proprio così avete l'idea di come viene. Allora, io ho messo qua tutte le misure, è ovvio che è meglio scriverlo così, è visivo. Una cosa che dico sempre, di fare assolutamente il campione, perché io vi do le indicazioni, ma non è detto che poi le misure siano le stesse, perché la tensione del filo, oppure il tipo di uncinetto, oppure cambiate filato. Con questo sistema voi potete fare quello che volete e utilizzare in base al vostro gusto. Ok, fino a qui ci siamo. Allora, io ho fatto un campione, questo l'ho spiegato tantissime volte, fatto il campione per arrivare a circa, io dico circa 56 centimetri, può essere 54, 55, 56, però io poi ho misurato e corrisponde a 56 centimetri, ci vogliono 119 catenelle di avvio per fare uno sprone quadrato. Allora, io ho dovuto un pochino sistemare, perché noi faremo il punto granny, ma ci sono diversi modi per poter avviare il punto granny su uno sprone. Allora, sul top down. Allora, noi dobbiamo lavorare, ovviamente, dividere per 4 in questo modo le catenelle, ma io ho dovuto modificare un pochino. Allora, qui ho diviso per 28 28 28 16 16, qui però più una e più una, perché noi andremo a fare gli aumenti, li avvicino se si vede bene, non faremo gli aumenti su una catenella, perché faremo un giro di maglie alte. Dopo il giro di maglie alte noi lavoreremo un aumento su una catenella e l'aumento sull'altra, e qui ci saranno 2 catenelle. Per cui, se noi lavoriamo poi il pannello, diciamo che lavoriamo un pannello di 28, dovrò aggiungere una catenella per poter poi lavorare il granny fatto bene, sennò poi alla fine ci troviamo 3 maglie alte più 3 maglie alte senza la catenella di separazione. Vabbè, io vi sto dicendo tutta questa cosa proprio per spiegarvi il motivo, perché spesso c'è l'errore, a meno che
iniziamo a fare gli aumenti su una catenella, ma non su due, ma io ho deciso di fare in questo modo su questo progetto, poi su altri faremo in modo diverso, per cui non occorre più una, ok? L'ho spiegato per benino. Qui è un po' modificato perché ovviamente facendo un conteggio non mi veniva con il punto, dovevo aggiungere ancora più una catenella, però insomma non è un problema. Voi fate sempre i vostri conteggi, deve essere divisibile per 4, lo scrivo, divisibile per 4, per cui non potete sbagliare, però più una. Qui non occorre, vedete? 4, 8, 12, 16, qui non occorre perché questo è aperto. Invece in questo lato dobbiamo aggiungere uno divisibile per 4 più una nei lati lunghi 1, 2 e 3. Invece quelli avanti del giacchettino non occorre aggiungere più una divisibile per 4. Spero di essere stata chiarissima, chiarissima. Però in questo caso, se voi non volete fare in questo modo, ma volete lavorare semplicemente su una catenella, il più uno non occorre. Questo poi dipende dal modo di lavorare. Allora, questo è il mio schemino per questo progetto. Poi quando faremo un altro punto granny, cambieremo il tutto perché mi piace variare. Allora, io vi ho spiegato tutto quanto, fate il vostro campione in base alla mano, alla tensione del filo, all'uncinetto ed al filato, cambiano tutte le misure. L'ho detto in tutte le salse. Allora, passiamo subito al tutorial. Adesso ho avviato 119 catenelle. Ora dobbiamo semplicemente fare una catenella, entrare sul punto successivo, fare una maglia bassa e 2 catenelle. Questo corrisponde come punto alto d'inizio. Ora dobbiamo fare 16 maglie alte. Con la prima l'abbiamo fatta, andiamo alla seconda e lavoriamo 16 maglie alte. Se la prima, la seconda l'abbiamo fatta e questa è la terza. Proseguiamo fino ad arrivare a 16 maglie alte. Adesso che abbiamo lavorato le 16 maglie alte, faccio una catenella, vado sul punto successivo e realizzo di nuovo una maglia alta. E in questo lato dovrò lavorare 29 maglie alte. Questa è la seconda fino ad arrivare a 29 maglie alte. Qui possiamo mettere dove abbiamo fatto la catenella. In questo punto possiamo mettere un marcapunti proprio per ricordarci che lì dovremo fare gli aumenti. Proseguo fino a lavorare 29 maglie alte. Realizzate le 29 maglie, facciamo una catenella, al punto successivo iniziamo a lavorare di nuovo le 29 maglie. Qui mettiamo sempre un marcapunti per ricordarci che dobbiamo fare l'aumento. E proseguo sempre punto su punto, maglie alte, 29 maglie. Adesso che abbiamo lavorato le 29 maglie, facciamo una catenella, prendo il filo, vado sul punto successivo che è questo, e lavoro di nuovo una maglia alta. Devo lavorare ancora 29 maglie. Qui possiamo sempre mettere il marcapunti. E proseguo punto su punto. E proseguo punto su punto, per cui lavoro di nuovo una maglia alta, la seconda, questa è la terza ovviamente,
e proseguo a lavorare ancora 29 maglie. Ho lavorato di nuovo le 29 maglie catenella, entro sul punto successivo e lavoro le 16 maglie alte. Prendo sempre il marcapunti, lo mettiamo proprio per non perdere il punto dove dobbiamo fare gli aumenti. Ecco qui, adesso lavoro le 16 maglie alte. Adesso che abbiamo terminato, ci alziamo di 3 catenelle, 1, 2 e 3 e giriamo il lavoro. Questa conta come primo punto, vado sul punto successivo e lavoro una maglia alta. Ancora sul punto successivo e lavoro una maglia alta. Faccio una catenella, vado sul punto successivo, salto 1 e vado sul punto successivo. E di nuovo lavoro ancora 3 maglie alte punto su punto, per cui il secondo e il terzo. E di nuovo una catenella. Quando faccio la catenella, salto il punto sottostante e vado in quello successivo. E di nuovo 3 catenelle, 3 scusate, maglie alte e una catenella. 2 3 catenella e vado sul punto successivo e proseguo. Adesso che sono arrivata proprio qui, vedete? Qui manca una maglia alta, la sostituisco con una catenella, tolgo il marcapunti e lavoro 3 maglie alte proprio qui nell'archetto, se la prima, la seconda e la terza, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e di nuovo 3 maglie alte, entro sempre nell'archetto e lavoro le 3 maglie alte, questa è la prima, la seconda, la terza, una catenella di separazione, salto la prima maglia alta, vado nella seconda, prendo il filo, entro nella seconda maglia alta, prima maglia alta, seconda maglia alta sul punto successivo, terza maglia alta sul punto successivo, catenella, salto il punto sotto, vado in quello successivo e proseguo. Vado ad realizzare sempre punto su punto 3 maglie alte e una catenella, saltando il punto sottostante. Catenella, salto il punto, vado a quello successivo. Proseguo fino ad arrivare al termine della riga. Adesso che sono arrivata al termine della riga, faccio sempre una catenella. Vedete qui ne avanza sempre una di maglia alta, per cui corrisponde poi la catenella che facciamo, sempre. Vedete, io ho lavorato fino qui, poi avanza una maglia alta, faccio la catenella, entro dentro l'archetto e faccio 3 maglie alte, una, 2, 3, 2 catenelle di separazione, prendo il filo e ancora 1, 2 e 3, catenella, salto il primo punto, vado a quello successivo, salto il primo punto, quello successivo, maglia alta, facciamo ancora le 3 maglie alte,
la tenella di separazione, salto il punto e vado in quello successivo, salto quello successivo. Ripeto per tutto il giro, ripeto tutto il giro la sequenza, per cui ci dobbiamo sempre ricordare che dobbiamo fare 3 maglie alte e una catenella. E quando faremo qui la catenella, nell'archetto faremo gli aumenti, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Saltiamo il primo punto e facciamo una catenella e ripetiamo sempre questa sequenza di punti per tutto il giro. Ecco qui, ho concluso il giro. Adesso che abbiamo fatto, tutto il giro, iniziamo uno nuovo. Dobbiamo salire di 1, 2, e 3 fa parte del punto. Una catenella. Abbiamo fatto 3 catenelle e una quarta. La quarta è la catenella di separazione. Giriamo il lavoro, prendo il filo, entro nel primo archetto e lavoro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. In questo modo. Una catenella di separazione e vado in quello successivo di archetto, per cui 1, 2 e 3. Ecco qui. Ancora catenella di separazione, vado sull'archetto successivo, in cui lavorerò soltanto gli archetti con 3 maglie alte e una catenella di separazione. Proseguo ancora, di nuovo l'archetto e lavoro le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ora farò sempre una catenella. Prendo il filo, vado sull'archetto all'angolo dove abbiamo fatto gli aumenti e faccio sempre 3 maglie alte, la terza. 2 catenelle di separazione, all'angolo faremo sempre in questo modo. Prendo il filo e di nuovo sullo stesso archetto faccio le 3 maglie alte. Questa è la seconda e questa è la terza. Ora, catenella, sempre, andiamo qui. Nella prima catenella che vediamo, che è questa, per cui vado e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella, vado sull'archetto successivo, 1, 2 e 3. Catenella e ancora archetto successivo. Per cui per tutto il giro io lavorerò 3 maglie alte sull'archetto con una catenella di separazione per tutto il giro, fino a che quando poi dovrò fare gli aumenti qui all'angolo, e gli aumenti qui all'angolo farò altro che una catenella qui, che la devo sempre fare prima di iniziare a lavorare. Fare le 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte proprio nell'archetto e continuo a fare una catenella, 3 maglie alte dentro all'archetto per tutto il giro. Adesso che ho terminato il giro, faccio la catenella e dobbiamo semplicemente fare una maglia alta. Vado a prendere la terza catenella che abbiamo fatto. E maglia alta per
Per cui faccio, chiudo, diciamo, il giro con una catenella e una maglia alta, entro proprio nella terza catenella sottostante. Di nuovo il giro, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Inizio, ripeto, il primo giro che abbiamo fatto. Giro il lavoro, volta di lavoro con le 3 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto sottostante. E lavoro prima maglia alta e la seconda maglia alta. In questo modo faccio una catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e di nuovo ripeto le 3 maglie alte. Catenella e proseguo. Tre maglie alte e catenella e passo ancora all'archetto successivo. Cui, per quanto riguarda l'avvio del lavoro, come vedete, una volta ho avviato, chiuso con una volta avviato con 4 catenelle e una volta avviato con le 3 con 3 catenelle e 2 maglie alte, per cui si alternano adesso che posso avviare il lavoro con 4 catenelle che 3 sono punto alto e una è una catenella di separazione e nel giro dopo invece posso fare 3 catenelle che corrispondono a un punto alto e 2 maglie alte, cui l'apertura e chiusura è sempre la Adesso che stessa. sono arrivata alla fine del giro, qui ci troviamo con le 4 catenelle, 3 più 1. Qui prendo il filo, dopo aver fatto la catenella qui, prendo il filo e realizzo prima maglia alta, entro sempre nelle catenelle, cioè non nelle catenelle ma nell'archetto e comunque faccio la seconda. La terza la vado a fare sulla terza catenella proprio per fissare il bordo. Qui entro nella terza catenella e lavoro una maglia alta in questo modo. Vedete, ce l'ho proprio qui nella terza catenella. Ecco qui. Mi avvicino così si vede meglio. Ora rifaccio l'avvio con le 4, per cui 1, 2 e 3 più 1. Giro il lavoro. E di nuovo lavoro le 3 maglie alte. Una, vedete? Due e tre. Come abbiamo fatto nei giri precedenti, vedete? Ora proseguo sempre con catenella, sempre lo stesso giro. Per cui faccio le 3 maglie alte e la catenella fino ad arrivare agli aumenti, che è sempre lo stesso sull'angolo, sempre lo stesso, farò sempre le 3 maglie alte, la catenella e poi nell'archetto farò sempre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte e poi di nuovo catenella e proseguo fino ad arrivare la misura che ci occorre, vedete? Eccolo qui. Qui è leggermente ha questa le due maglie in più, ma per me vanno super bene. Eccolo qui. Adesso proseguiamo fino ad arrivare alla misura che ci interessa. Allora, ecco qui, sono arrivata alla fine dello sprone, vi do subito le misure. Per quanto riguarda la manica sono 21 centimetri perché io già ho fatto un giro qui in più per poter iniziare la chiusura, ma insomma sui 20-21 centimetri perché io ho una circonferenza seno molto abbondante. Voi vi fermate in base alla vostra circonferenza, che per me io devo arrivare minimo minimo a 100.
Per cui qui abbiamo un 45 centimetri, il pannello è largo 45 centimetri, ma io devo aggiungere delle catenelle. Lo preferisco perché? Perché poi dopo, se io comincio ad andare avanti con lo sprone, arrivo fino alla circonferenza 50, abbiamo delle maniche che a me sono gigantesche. Perché succede che molte hanno le spalle giuste, diciamo piccoline, ma hanno questo seno abbondante. E spesso succede che si dice nei tutorial andate avanti fino ad arrivare alla circonferenza. Però questo succede che ci troviamo delle maniche spropositate perché abbiamo questo seno abbondante, ma non siamo, diciamo, abbondanti sulle braccia o sulle spalle. Ecco, questo dovete fare i vostri calcoli. Se invece avete le vostre, prendete le misure più che altro sulle spalle e sulla larghezza, lo dovete sempre prendere. Però se avete invece, diciamo, siete più abbondanti sopra, più prosperose, allora proseguite con lo sprone anche sulla manica. Però se invece, ecco, come il mio caso, che non è così, è semplicemente che è fuori misura il seno, scusate se rido, ma lo dico sempre questa cosa, allora devo aggiungere qui laterale, che poi va bene lo stesso, insomma, però io non voglio questo sprone che arriva, che poi, insomma, non è carino, carino a vedere, almeno su di me e sulla mia fisicità, dovete sempre calcolare la fisicità delle persone. Allora, poi vi do tutto, le indicazioni, riprendo il mio fogliettino di carta e vi dico, allora, io come misura rientro tra una M e una L di misura, perché arriva fino a 105, che è una L, ma se dobbiamo fare una XL possiamo arrivare a 111 centimetri oppure a 117. Ok, poi voi prendete sempre la vostra circonferenza seno. Se invece dobbiamo farla più piccolina, è ovvio che dobbiamo scendere sugli 81, gli 86 centimetri. Cui questo voi prendete sempre la misura, però se dobbiamo fare una maglia che comunque vi occorre una S, è questo. Per quanto riguarda la M, possiamo fare sui 91, se non sbaglio, 91 centimetri, ora vi dico. M dai 91 e 96 centimetri. Poi casomai vi posso fare sempre il calcolo delle catenelle di avvio. Allora, ora noi dobbiamo proseguire, prendiamo l'uncinetto, siamo arrivati, abbiamo lavorato qui il primo quarto e abbiamo terminato con le tre maglie alte. Ora io devo fare all'incirca 5 centimetri e 5 centimetri per aumentare un pochino più, renderlo morbido, ma potrei fare anche solo 5, però in questo caso aumento un po' di più proprio per renderlo più morbido, per cui faccio una catenella 1 per farvi vedere come faccio, 2 e 3, e queste sono le prime 4, una catenella e 1, 2 e 3. Devo riagganciarmi, faccio di nuovo una catenella, qui in tutto ne ho fatte. Adesso inizio a fare un piccolo aumento, ho fatto solo 8 catenelle, ne ho fatte soltanto 8. Questo dipende da quanto voi volete aumentare la vostra circonferenza. Insomma, all'incirca sono sui 4-5 centimetri, sono 4 catenelle, molto meno di 5 centimetri. Prendo il filo, voi dovete sempre adattare alla vostra misura, potete anche chiudere direttamente o fare un piccolo aumento. Questo poi diventa, cioè, questo dipende sempre dalla vostra fisicità, sempre anche dal seno, se lo vogliamo proprio modellare su di noi. Entro dalla parte opposta e faccio una maglia alta. Qui quando riprenderemo faremo le tre, in questo caso qui le voglio che si vede bene, qui le tre maglie alte, una catenella e poi lavoriamo 3 maglie alte, 1 2 3, poi una catenella, 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella e andiamo poi a lavorare direttamente in quello successivo, poi vi faccio vedere. Adesso qui sull'angolo non lavoriamo tutto l'aumento, facciamo soltanto 3 maglie alte come abbiamo fatto in precedenza. Abbiamo fatto 3 maglie alte e poi le catenelle. Non abbiamo fatto 3 maglie
alte 2 catenelle, 3 maglie alte, perché non rifacciamo l'angolo, qui in questo modo. Proseguo, catenella, vado sul punto successivo e proseguo il mio punto tranquillamente come abbiamo fatto fino adesso. Farò la stessa cosa anche alla parte opposta. Proseguo. Adesso che sto proseguendo, sono arrivata di nuovo allo scafo sotto. Qui vado, faccio una catenella che corrisponde per le 3 maglie alte sottostanti, prendo il filo e vado a lavorare 3 maglie alte per ogni punto sottostante. Ne abbiamo lavorate 3. Ora faccio una catenella, salto il punto sotto e proseguo lavorando sempre 3 maglie alte per ogni punto. E questo è l'ultimo punto che sto per lavorare, l'ultima catenella che abbiamo fatto, che abbiamo ripreso tranquillamente tutto. Vedete? Catenella, le 3 maglie alte, catenella e 3 maglie alte. Facciamo di nuovo una catenella e proseguiamo andando sull'archetto successivo e lavoro tranquillamente le mie 3 maglie alte e catenella e proseguo sempre lo stesso punto. Vi faccio vedere ancora, faccio la catenella, faccio vedere ancora. Come vedete abbiamo proseguito lavorando punto su punto le 3 maglie alte, una catenella, abbiamo saltato ovviamente il punto sottostante, 3 catenelle, catenella e riprendiamo tranquillamente. Ovviamente poi quando faremo la manica, questo bisogna vedere se vi necessita fare poi delle riduzioni, ma sicuramente io le dovrò fare. Allora adesso proseguiamo tutto il giro, andiamo a lavorare tutto il giro fino ad arrivare a un'altezza che ci necessita. Allora, adesso ho fatto 9 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, 10 giri dallo scalfo, ho fatto 10 giri. Voglio ora cambiare, comunque fare un nuovo punto. Voi potete proseguire se vi piace di più solo col punto granny oppure cambiare in questo modo. Io lo voglio rendere leggermente più leggero. Allora, finito i 10 giri partendo dallo scafo sotto, qui sono 10 giri. Io ora salgo di una catenella e vado a fare tutto una maglia bassa per ogni punto che si presenta. Questo schema che andrò a realizzare, che è facilissimo, semplicemente un punto rete e un ventaglio per renderlo leggermente ancora più morbido, è un multiplo di 10 più 7, più 7 perché abbiamo il mezzo ventaglio all'inizio e alla fine, per cui con il conteggio viene 10, è un multiplo di 10 divisibile, è divisibile per 10 più 7 maglie. Io ho 196 catenelle, per cui 190 divisibile per 10 e ne restano 6, ne devo aggiungere una, per cui voi contate in base alle vostre maglie che avete realizzato per la taglia. Sono salita di una catenella, vado ora a fare punto su punto con una maglia bassa e quando arrivo qui al centro, diciamo dove c'è la catenella di separazione, entro con l'uncinetto e realizzo una maglia bassa, per cui proseguo punto su punto e però al centro, casomai ecco al centro, qui al centro farò un aumento per poter arrivare a 197 maglie perché ne ho 196. In questo modo avrò tutte le maglie precise per poter realizzare il punto che andrò a fare, però voi potete realizzare solo il punto granny fino alla fine
oppure fate il vostro conteggio in base ai punti che poi avete avviato all'inizio, ma poi ci sono gli aumenti, per cui non... ricordate che se avete avviato un certo numero di maglie, è ovvio che qui ne saranno molte di più, perché abbiamo fatto gli aumenti dello sprone. Proseguo fino alla fine di questa riga con una maglia bassa. Adesso che ho terminato tutta la riga, ho fatto una catenella e faccio una maglia bassa. Conto 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Conto dal basso, 1, 2, 3 al quarto, entro alla quarta catenella e chiudo. Ora 1, 2, 3 sulla terza catenella, contando dal basso, realizzo 5 maglie alte. Questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Conto 1, 2 e 3, alla terza chiudo con una maglia bassa. Di nuovo la sequenza, 1, 2, 3 e 4, 5 catenelle, 1, 2, 3, alla quarta entro e faccio una maglia bassa. Questa è la sequenza dei punti, cui sono 5 catenelle e entro contando dal basso alla quarta catenella. Conto 1, 1, 2, alla terza realizzo il ventaglio con 5 maglie alte, 1, 2, alla terza maglia bassa, faccio le 5 catenelle e di nuovo, adesso faccio un'altra volta il ventaglio, casomai mi avvicino un pochino, va, ecco qui, conto 1, 2 e 3, alla terza entro e realizzo le 5 maglie alte. 3, 4 e 5. 1, 2, 3 e chiudo con una maglia bassa. Allora, è semplicissimo. Questo giro è semplicissimo. Mi dispiace che col bianco si vede poco, però adesso dobbiamo proseguire tutta la riga. Allora, dopo aver fatto la maglia bassa, io inizierò a fare questi ventaglietti, questi ventagli con un punto rete. È molto carino da fare. Io ho realizzato questo punto molto semplice perché sono arrivata a 196 maglie, sono divisibili. 196 maglie sono divisibili per 10 ed è perfetto. Per questo pezzettino qui di schema più 5 perché ovviamente ripeto l'inizio perché inizio con l'archetto, ve lo volevo far vedere prima, inizio con l'archetto e finisco con l'archetto, quindi divisibile per 10 va benissimo, ma ovviamente ho aggiunto le 5 e poi c'è la prima maglia d'inizio, per cui 196 a me sono state perfette. Qui voi lo dovete dividere in base alle vostre catenelle, se volete continuare a fare il punto granny lo fate, ma se volete fare questo deve essere divisibile per 10 più 5 più una d'inizio, per cui non ci possiamo sbagliare. Voi fate i vostri conti e adesso proseguo. Allora, iniziamo il punto. Adesso che abbiamo realizzato tutta la riga, faccio una catenella, giro il lavoro, entro nella maglia bassa, faccio di nuovo una maglia bassa e una catenella e questo corrisponde a un punto alto. Ora devo fare altre due maglie alte, 1 e 2, in totale sono 3. In questo modo. Adesso entro dentro all'archetto e realizzo una maglia bassa in questo modo. Proseguo con 5 catenelle, 1,
2, 3, 4 e 5, entro dentro l'archetto, diciamo dentro al ventaglio, e realizzo una maglia bassa, cui questo giro sarà solo, cosa non mi vado. Allora, io ho terminato, sono arrivata a una lunghezza all'incirca sui 55-56 cm il tutto, però questo poi lo dovete misurare in base alla vostra fisicità e proseguite con questo punto. Che cosa ho fatto? Ora devo tagliare i fili. Che cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente un giro di punto basso anche alla parte sottostante, punto su punto, niente di particolare. Ho fatto un punto basso. Per quanto riguarda le maniche, le ho lasciate come stanno perché non voglio la manica, neanche la mezza manica, lo voglio lasciare assolutamente così, ancora fa caldo e va benissimo in questo modo. Ho semplicemente fatto un punto basso e come giro. Voi potete anche fare la piccola manica, la potete fare, o mezza manica, la potete fare con il punto granny, vi agganciate ed è super facile, insomma, inutile che vi faccio vedere perché tanto comunque è facilissimo. Per quanto riguarda qui, ho fatto dei giri, ne ho fatti due di punto basso. Semplice, semplice, lo lascio in questo modo. Poi, come vi ho fatto vedere come chiusura, ho messo un piccolo fiorellino che potete mettere qui, un piccolo fiorellino, oppure lasciarlo così, o anche dei bottoncini se vi piacciono, insomma. Allora, il tutorial è terminato, spero che vi sia piaciuto. Seguitemi anche su Instagram se volete e ci vediamo ai prossimi tutorial. Baci! Sono contenta che il tutorial vi sia piaciuto, perché siete arrivati fino alla fine. È un progetto molto semplice, molto carino e si adatta poi a tutte le taglie. Per qualsiasi domanda oppure qualsiasi richiesta potete lasciare un commento sotto al video e iscrivetevi anche su Instagram, perché tutti i giorni ci sono gli aggiornamenti sui lavori che sto per fare. Un bacio a tutte e ci vediamo ai prossimi tutorial.